Suoni e Sapori del Garda, sesta edizione, la prima come direttore artistico per il maestro Serafino Tedesi, che è qua con noi. Un programma ricco e articolato, perché è una manifestazione che comunque passa almeno tre stagioni, perché ci facciamo la prima, anzi, primavera, estate, autunno e anche inverno. Partiamo il 12 maggio e finiamo il 26 di dicembre col concerto degli auguri di Natale. Quindi intanto cominciamo con l'inizio del 12 maggio. Beh, l'inizio del 12 maggio sarà un concerto importante, perché ci sarà la prima sinfonia di Beethoven, la romanza in fa per violino e orchestra di Beethoven, e poi il terzo e quarto movimento della quinta sinfonia di Beethoven, quindi un omaggio a un compositore importantissimo. E la grande musica in questo caso è veramente grande, perché con Beethoven, dal punto di vista della maestosità della musica, non sbagliamo. È un festival che ha avuto nella eterogeneità dei generi, pur rimanendo nell'ambito classico, il suo tratto distintivo. Tra i tanti che ho visto nel vostro programma c'è questo Vivaldi on the Rock. Sì, Vivaldi on the Rock è un omaggio che in realtà in quel concerto suonerò anche, perché sarà il mio quartetto Archimia, che ha lavorato su questo progetto che parte appunto dalle quattro stagioni di Vivaldi, ovvero dall'inverno, riarrangiato in chiave jazzistica, quasi rock, per affrontare diversi brani di musica classica, ma non voglio svelarli perché sarà appunto per il pubblico una sorpresa. Un percorso musicale fatto di strumenti classici con un modo di suonare veramente diverso, perché non è solo una questione di musica suonata, ma di come viene suonata. Quindi ci sarà un utilizzo degli strumenti ad arco molto inusuale, molto particolare, con effetti percussivi, effetti sonori particolari, che avvicina l'ascoltatore a un genere che è molto contaminato appunto tra musica classica, musica rock, e diciamo che con Nubio Vincente è lo strumento ad arco, quindi con delle sonorità sempre molto morbide e acustiche, ha una musica molto facile all'ascolto ma nello stesso tempo accattivante, per questo Vivaldi on the Rock, anche perché in realtà la musica di Vivaldi, la musica barocca, ma di Vivaldi in particolare, ha tantissime cose in comune con la musica rock. Un altro dei tratti caratteristici della manifestazione è andare a riscoprire e valorizzare alcuni luoghi che non sono nel circuito, diciamo, standard della musica, anche come dire, sia classica che comunque popolare, che vengono sfruttati durante la stagione. Sì, devo dire che in questo poi in realtà il merito va a Giovanna Sorbi. Maestro Giovanna Sorbi aveva identificato alcuni luoghi che poi insieme alle varie amministrazioni sono state scelte prima che io prendessi questo incarico. Devo dire che ho fatto un piccolo giro per quello che mi è potuto fare in questo periodo, e ci sono luoghi veramente incredibili, dal Santuario di Tignale alla Limonaia, alla Piazza di Cisano. Sono posti veramente molto particolari che è giusto riscoprire, ma che è giusto valorizzare oltre che riscoprire. Quindi credo che la musica, che io ho sempre considerato un linguaggio universale, possa essere in realtà, oltre che un linguaggio, anche un collante e un modo per scoprire luoghi, per scoprire sapori in questo caso, perché grazie al consorzio d'Olio e Gardadop, piuttosto che la strada dei vini e dei sapori, riusciamo a abbinare le eccellenze del territorio dal punto di vista paesaggistico dei prodotti alla musica. E chiudiamo con una cosa che ha già accennato lei, il maestro Giovanna Sorbi, che è stata l'anima e la creatrice di questa manifestazione. Beh, questo è un momento abbastanza delicato. Con il maestro Giovanna Sorbi io ho fatto un percorso lungo 15 anni, ho iniziato con lei nel 2003, e il mio ricordo è che quando ho fatto la Traviata con lei per la prima volta è mancato mio padre. E lei mi è stata vicinissima, mi ha capito subito, ha capito il momento che stavo attraversando, ed è nata subito una meravigliosa amicizia, stima professionale reciproca, basata sulla lealtà, sulla sincerità, e devo dire grazie a lei per tantissime cose. E quando ho accettato questo incarico, lei me l'ha chiesto, ero convinto di farlo comunque con lei presente, anche se non fisicamente. Avrei potuto condividere con lei anche alcune scelte molto coraggiose, ma molto sicure per me, perché sono sicuro degli artisti che ho scelto, però mi sarebbe piaciuto poterle condividere, invece purtroppo non abbiamo avuto abbastanza tempo. Lei è stata una pioniera, è stata veramente una grandissima donna, una grande musicista, e che ha creduto tantissimo nel fatto che la musica potesse dare molto di più di quanto non abbiamo ancora ricevuto, e questo è vero, questo sono convinto anch'io, e spero di essere in grado di portare avanti questo festival nel suo nome nel migliore dei modi.